Buonasera a tutti, oggi parliamo un'altra volta di Voigtlander. In realtà già se ne è parlato di questa famosa casa di produzione fotografica tedesca in occasione della Voigtlander Vito 2, che è una macchina piccola ma non molto prestazionale, poco costosa, tuttavia in grado di tirare fuori delle bellissime fotografie. E dicevo nell'altro video che forse è l'ideale, se costa poco, per entrare nel particolare mondo delle fotocamere d'epoca, che indubbiamente molte volte danno problemi, però danno anche spesso delle belle soddisfazioni, soprattutto quando si riesce a farle funzionare bene e avere l'obiettivo pulito. C'è una cosa che voglio dire sulla Vito. Io mi chiedevo nell'altro video come mai si chiamasse Vito, cioè questo nome che in realtà è equivalente a un nome italiano, diffuso soprattutto in Puglia e in Sicilia, come mai i tedeschi gli è venuto in testa di chiamare questa macchina fotografica con questo nome che in fondo è un nome italiano. A proposito di questo, mi ha scritto un utente del canale, Paolo, che mi ha parlato proprio della Voigtlander Vito. È una sua mail molto interessante. Evidentemente Paolo non solo conosce il tedesco, lo conosce bene, ma molto probabilmente vive anche in Germania. E mi dice questa cosa, veramente interessante, perché molto spesso abbiamo parole che indicano nomi di macchine fotografiche, ma la provenienza non si capisce esattamente perché l'hanno chiamata così. Soprattutto quando i nomi non corrispondono a niente che sembra qualcosa che sia reale. E dice Paolo: a mio avviso il nome commerciale Vito ha a che vedere con il francese vitesse, che francese vitesse vuol dire velocità, o vite, veloce. Spesso nei paesi di lingua tedesca si usano, si inventano nomi commerciali ispirati a vocaboli stranieri, francesi o a volte italiani. Si pensi al veicolo Mercedes Vito, Opel Mantra o Corsa, oppure la contessa Nettel, la Donata, la Duchessa, la Piccolette, che non sono nomi prettamente tedeschi, direi. E poi continua la sua bella mail: tra molti tedeschi sono più esterofili di quello che si può pensare. Conoscere e pronunciare correttamente vocaboli stranieri è segno di distinzione. Fa molto più chic sapere ordinare un bar, ristorante, latte macchiato, zucchini o gnocchi con la pronuncia corretta. E poi dice un'altra cosa molto interessante proprio sulla Voigtlander. Noi la chiamiamo Voigtlander, cioè la leggiamo come se fosse con la pronuncia italiana, come se fosse italiano. Dice: a proposito di pronuncia, la consonante V in tedesco si chiama V e si pronuncia generalmente come una F, la vocale A si legge come una E. Quindi il nome Voigtlander va letto Voigtländer. Quindi se volete essere anche voi chic, quando parlate di Voigtlander, in realtà dicono no, è una Voigtländer, anche se poi nessuno capisce di quale macchina fotografica state parlando in realtà. E poi il nome Vito, essendo di origine straniera, manterrebbe la dizione originale alla francese, mentre chi lo pronunciasse Fito, in Germania evidentemente, verrebbe capito, ma farebbe la figura della persona poco acculturata. Quindi molto interessante questa mail di Paolo che ci apre uno spiraglio sui modi di pensare in Germania che poi si riflettono sugli oggetti che fanno, tipo Vito, Opel Mantra, Corsa, Piccolette e tutto il resto appresso, e sulla corretta pronuncia di Voigtlander. Io continuerò a pronunciarlo, diciamo, come si legge in italiano, perché poi mi verrebbe strano pronunciarla Voigtländer. Però è simpatica questa cosa. Ringrazio Paolo per questa bellissima mail che mi ha inviato. È anche ironica. Ora voglio parlarvi di un'altra tedesca, Voigtlander. È la Bessa. Questa qua, praticamente. Questa qua, anche qua, perché si chiama Bessa? Che è un nome che non mi sembra tanto tedesco, ma chissà, anche qua non ho trovato una risposta su internet e via dicendo. Forse fa parte dei segreti del Terzo Reich, perché questa qua è stata prodotta già prima della Seconda Guerra Mondiale. Beh, comunque, tornando alla Bessa, questo modello qua, questo modello è stato prodotto sia prima della Seconda Guerra Mondiale, sia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ho trovato questa notizia nel solito libro, Fotografare,
Collezionare e fotografare con macchine d'epoca con Ivor Matanle. Un nome, cognome strano, sta sto tizio che è inglese in realtà. E dà delle notizie purtroppo molto scarse su questa macchina fotografica. Ho fatto un po' delle ricerche, questa è una 6x9, probabilmente prodotta prima della Seconda Guerra Mondiale o subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi non so dirvi esattamente quanto è stata prodotta. C'ho un bel obiettivo Voigtler 4,5-11 cm e vi ho detto appunto è una 6x9 folding, come vedete. Ha una particolarità, prima di tutto il mirino, perché il mirino, vedete, è nascosto da questo cappuccio. Levate il cappuccio, esce il mirino. Ma, e questo mi fa pensare pure che forse prima della Seconda Guerra Mondiale, c'è anche il classico mirino delle macchine d'epoca, si può dire, che si può girare anche per fare le foto in verticale. E quindi c'ha in realtà due mirini. Forse questo è quasi inutile sostanzialmente, però chissà perché ce l'hanno rimasto. Questo invece è quello che si usa normalmente. Purtroppo non ha il telemetro. La messa a fuoco deve avvenire necessariamente a stima. L'otturatore, che vedo non è tanto performante, però c'ha anche i tempi lenti, va da un 150esimo di secondo a un secondo. Poi c'ha la posa B e c'ha la posa T. Qua ci sono due finestrelle. Queste finestrelle servono a usare la macchina anche per 4,5-6 sostanzialmente, quindi evidentemente era previsto anche un adattatore che permettesse l'uso anche nel mezzo formato del 6x9, ma questo adattatore io non ce l'ho. In realtà questo comando mi ha dato qualche problema, tant'è vero che diciamo, l'ho disabilitato in una parte, in modo che potesse essere usato solo per il 6x9, perché tendeva a bloccarsi, ci manca una manopolina evidentemente. Questa macchina in realtà mi ha dato parecchi problemi prima di riuscire ad usarla, e il problema più grosso, come al solito, è stato il soffietto. Questo soffietto era proprio ma pieno di buchi, c'erano più buchi in questo soffietto che non lo so, un formaggio svizzero. Alla fine colle contro colle non ci ho ricavato niente per cercare di salvarlo. Alla fine ho preso il nastro adesivo telato nero e ce l'ho passato sopra. Certo, la macchina si chiude ancora in realtà, ma si chiude con difficoltà, ma non me ne importa di questa cosa, perché l'importante è poterla usare, poi la si lascia aperta. In realtà queste macchine d'epoca è meglio lasciarle aperte che lasciarle chiuse, perché la chiusura della macchina comunque mette in tensione tutte le giunture del soffietto, che col tempo si possono strappare. Questa qua c'ha anni e anni sulle spalle, proprio tutte queste due parti del soffietto erano veramente veramente rovinate. Non sarà un fatto esteticamente gradevole, ma chi se ne importa. L'importante è che la macchina la possa usare, e sono riuscito ad usarla. Come è andata questa macchina nell'uso concreto? Ah, una cosa importantissima volevo dirvi. Queste macchine non sono solo l'obiettivo, l'otturatore per avere delle belle fotografie. Forse la cosa di pari livello, perlomeno, è la facilità dello scatto, la dolcezza dello scatto, perché comunque sono macchine ingombranti, focale lunga, e il rischio del mosso è molto alto. Quando lo scatto non è delicato, una fotografia su due verrà mossa. L'ho visto per esempio con la Mosca 2, che c'ha un'ottica bellissima, ma c'ha un sistema di scatto veramente, come al solito, delle cose sovietiche, rudimentale, duro. Veramente ci vuole una fatica per non far l'amore quella macchina, pure scattando col tempo più veloce. La Voigtlander c'ha un sistema molto particolare che si avvale di questa levetta che sta qui. Con una serie di rinvii la levetta muove questo meccanismo per lo scatto. Ora, questo sistema qua, che non è ancora l'ideale in realtà, poiché questi rinvii, questi leveraggi che permettono lo scatto sono molto ben calibrati, permette in realtà uno scatto molto dolce. Visto? Il fatto di avere questo sistema qui
di poter impugnare la macchina in questo modo permette di tenere la macchina quanto più ferma è possibile, che proprio è una cosa importantissima per macchine fotografiche così grandi. E sorprendente come, è vero che il soffietto era pieno di buchi, ma l'otturatore in realtà, pure sul tempo lungo di un secondo, a distanza di tanti anni, non mi risulta che abbia mai avuto una qualche manutenzione, questo otturatore funzioni ancora perfettamente. Davvero. Davvero questa cosa è importante. Quindi questa macchina mi è piaciuta molto per via di questo sistema di scatto. Questi leveraggi che vedete in movimento permettono uno scatto molto delicato e minimizzano, forse non lo eliminano completamente, ma comunque minimizzano e di molto il rischio del morso, che in altre macchine invece che non hanno sistemi di scatto così delicati, sta sempre dietro l'angolo sostanzialmente, come è capitato con la Mosca 2. Bene, una volta che ho chiuso tutti i buchi, i buconi e le voragini del soffietto, e ho messo la macchina in funzione finalmente, perché l'avevo proprio abbandonata, talmente il soffetto che era rovinato. Come si è comportata questa Bessa di prima della seconda guerra mondiale, o forse dopo la seconda guerra mondiale? Si è comportata in maniera stupefacente, veramente stupefacente. Ha tirato fuori delle fotografie di un contrasto bellissimo, nitidissime, tutte a mano libera, è vero un 150esimo di secondo, che è il massimo possibile, però comunque tutte quante fatte a mano libera. Cosa ho fatto questa mattina? Beh, facendo una giornata di sole calda, ma non di quelle afose, quindi comunque con un cielo azzurro, perché quelle là bianche sono le peggiori, sai, con cielo che c'è molta umidità, le peggiori possibili, ho detto, sai che faccio? Adesso faccio una bella passeggiata per via Caracciolo e arrivo al cosiddetto Lido Mappatella. Lido Mappatella, il nome viene da questo, perché era il lido delle persone più povere sostanzialmente. Andavano là facendo una mappatella, cioè prendendo praticamente un pezzo di tessuto, mettendoci costume, queste cose qua, chiudendolo e andando. E andando lì. Ovviamente adesso la mappatella nessuno la fa più, tutti vanno con gli zaini, con le cose, con la bicicletta elettrica e via dicendo. Però il nome di Lido Mappatella gli è rimasto. E quindi adesso vado a Lido Mappatella e sulla strada faccio le fotografie e le faccio pure lì. E per fare la cosa ancora più migliore, sono stato pure un po' in acqua, ho camminato nell'acqua, non sulle acque, a quel livello non sono arrivato, e ho scattato altre fotografie, questa White Glander Bessa. Qualcuna si vede proprio un leggerissimo mosso, ma proprio una cosa infinitesimale. Per il resto, fotografie bellissime, nitidissime. Nitidissimi, ho anche tentato una sorta di street photography, i due operai che camminavano con non so che cosa si portavano appresso, quindi a volo, messo il diaframma 11, velocemente messo a fuoco a stima, perché questo non è il telemetro, è scattato la fotografia. E tutte le fotografie sono venute di una qualità veramente, veramente notevole. E questo dimostra l'eccezionale qualità di questo obiettivo, ma anche di tutto il meccanismo di questa nonna, sostanzialmente, di questa White Glander Bessa. Ora non mi resta da fare che farvi vedere le fotografie, sono 8, perché questa è una 6x9, fa 8 fotografie, e sono sicuro che anche voi rimarrete abbastanza colpiti della grande qualità di questa White Glander Bessa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.